L'intelligenza artificiale è sempre più presente nelle nostre vite. Tra polemiche, paure e potenzialità incredibili, il tema dell'IA ci tocca tutti e ci mette davanti a dilemmi delicati e possibilità affascinanti. Ma noi eravamo stati preparati a tutto questo grazie al cinema, che si interroga sull'argomento dalla notte dei tempi. La domanda ricorrente è stata: e se un giorno le AI provassero sentimenti ed emozioni? Molte storie raccontano di come le creature si rivoltino contro i propri creatori, dando inizio a futuri post-apocalittici. Quasi sempre, però, sono storie che riguardano l'umanità e la sensibilità dei robot, e di conseguenza anche le nostre. Ma quali sono i migliori film sulle intelligenze artificiali? Ce lo siamo chiesti in un nuovo episodio di The Best Of, con la nostra top 10 basata non solo sulla bellezza del singolo film, ma su come viene approfondito e trattato il tema dell'IA al suo interno. Allacciate le cinture! Si parte! Dal romanzo di Michael Crichton, che ha ispirato anche la serie TV Westworld, il mondo dei robot è forse il primo vero caso in cui un'intelligenza artificiale si ribella allo strapotere umano. Anche per questa sua natura di precursore di una tematica ampiamente elaborata negli anni a venire, lo si può considerare un cult imprescindibile sul tema. La storia racconta di un futuro distopico in cui gli esseri umani passano le loro vacanze in enormi parchi divertimenti in cui si svolgono dei giochi di ruolo, in questo caso a tema western. Il personale che lavora lì è interamente composto da robot e per questo motivo considerati solo degli oggetti. I partecipanti al gioco hanno la totale libertà di abusare e uccidere le IA in un ciclo infinito di morte e rinascita, finché uno di loro si ribella e dà inizio a una rivolta. Una storia forte, brutale e profonda sulla crudeltà umana e sullo sfruttamento instancabile delle macchine. Una riflessione su come il creatore non sarà mai in grado di controllare le azioni della sua creazione. Un Pinocchio futuristico. Così si potrebbe definire questo film di Steven Spielberg, nato dalle ceneri di un progetto di Kubrick. Un bambino robot alla ricerca dell'amore, della salvezza spirituale e personale. Una lunga epopea toccante in cui si esplora la possibilità della IA impazzita, diversa dalle altre, difettosa, ma che grazie a quel difetto di progettazione è in grado di percepire emozioni tipicamente umane, in grado di prendere consapevolezza di sé, del proprio io interiore e di aspirare a una vita migliore. Un film sottovalutato all'epoca, ma da riscoprire. Il futuro distopico per eccellenza in cui le IA si rivoltano alla supremazia dell'uomo. Senza dubbio il film è con la trama più agghiacciante, perché si parla della possibilità che un giorno una super IA Skynet possa rivoltarsi contro gli uomini, scatenando una guerra. Terminator racconta di come Skynet invii nel passato, precisamente negli anni 80, una macchina con un obiettivo unico: uccidere Sarah Connor, futura madre dell'uomo che guiderà la resistenza contro le macchine. Primo vero grande successo di James Cameron, che ha consacrato l'allora star nascente Arnold Schwarzenegger. La storia, invece, è stata fonte di ispirazione per molte altre negli anni a venire. Vi ricordate lo spauracchio del Millennium Bug? Ecco, Matrix lo ha incarnato alla perfezione, immaginando una grande intelligenza artificiale matrice di macchine assassine. Uno scenario distopico inquietante e desolato in cui l'uomo è ridotto a una batteria vivente. Cult assoluto, Matrix è una continua lotta per la libertà, capace di far convivere alla perfezione cinema action e riflessioni filosofiche che hanno fatto scuola, senza dimenticare la sua importanza nella storia degli effetti speciali e visivi che hanno regalato al cinema d'azione e di fantascienza un punto di non ritorno. Una storia profonda, in cui il classico rapporto tra uomo e macchina viene capovolto e in cui i rimandi alla cultura orientale e alla filosofia platonica si sprecano. Avete presente quando entrate in alcuni siti e vi viene chiesto di dimostrare di non essere un robot per accedere o di accoppiare un tot di immagini simili? Ecco, questo è l'esempio più semplice che si può fare al riguardo e il modo con cui il web stabilisce se siamo o meno umani. Su questo concetto ruota la storia del bellissimo Ex Machina, un vero e proprio cult indie sul genere, in grado di citare concetti filosofici come le teorie della grammatica generativa di Chomsky e la stanza cinese di Searle. Nel film il protagonista Caleb viene chiamato a testare un robot, ma la linea tra uomo e macchina è sottilissima al punto da mettere in discussione la sua stessa esistenza. Come si può sapere chi è l'esaminatore del test di Turing e chi è l'esaminato? Un dilemma su cui affonda un thriller psicologico raffinatissimo e anche troppo sottovalutato.
Signore e signori, benvenuti nell'anime capolavoro per eccellenza, un film animato seminale influente come pochi, quel Ghost in the Shell, che resta un punto di riferimento per il genere con pochi eguali. In pochi anni ha saputo diventare la principale fonte di ispirazione di tanti altri lavori che sono diventati successi internazionali. Tra i vari, si sa per certo che le sorelle Wachowski ne volevano inizialmente realizzare una versione live action per poi creare Matrix, e Spielberg ha diretto AI, intelligenza artificiale, traendo spunto proprio da questo anime. La trama dell'anime vede protagonista il cyborg Motoko Kusanagi alle prese con la cattura di un pericoloso hacker. La sua missione gira tutta attorno alla consapevolezza di sé, alla scoperta del proprio io e alla possibilità di scegliere liberamente delle proprie azioni. Esiste anche una versione live action con Scarlett Johansson, ma è meglio rimuoverlo dalla nostra memoria. In Lei troviamo un'altra storia d'amore, ma questa volta tra un essere umano e una macchina. Il film di Spike Jonze con Joaquin Phoenix ha riscosso grande successo alla sua uscita, ma è stato anche molto divisivo. L'idea alla base della storia è incredibilmente innovativa rispetto ai soliti standard di love story uomo-ya, perché solitamente le relazioni amorose si svolgevano tra personaggi visivamente ben distinti. Nello specifico il robot era sempre umanoide, con un volto, delle labbra, due occhi, il più delle volte estremamente espressivi, e per questo motivo il pubblico riusciva a immedesimarsi maggiormente con il la protagonista. Questa volta vengono cambiate le carte in tavola, poiché Theodore, che passa da una burrascosa relazione a una fase depressiva, torna a sorridere e a vivere la propria vita grazie ai sentimenti che prova nei confronti dell'intelligenza artificiale nel suo telefono. Una storia d'amore fra un uomo e una simil Alexa Siri. Il film non soltanto si dimostra innovativo, ma ha anticipato di molto il nostro rapporto attuale e probabilmente futuro con l'IA e gli smartphone. Saliamo sul podio assieme a uno dei migliori film Pixar di sempre, anzi, uno dei migliori film animati di sempre, soprattutto quando pensiamo alla sua prima metà, da puro cinema muto. Una perla come Wall-E ci ha dimostrato che non tutte le intelligenze artificiali rivestono il ruolo di antagonisti pronti a uccidere. In un pianeta Terra devastato dall'inquinamento e dai rifiuti, gli esseri umani sono andati a vivere nello spazio, in attesa che l'atmosfera possa tornare a essere abitabile. Il robot spazzino è l'unico rimasto, e dal suo sguardo possiamo scrutare tutta la sua solitudine. Tornerà ad animarsi quando sulla superficie del pianeta giunge Eve, un'altra I con la funzione di esplorazione e combattimento. Ed ecco che comincia una delle storie d'amore più dolci, coinvolgenti e simpatiche degli ultimi anni. I due robot cominciano a testare i loro primi veri sentimenti tipicamente umani. Wall-E, con la sua genuina gentilezza che non ci si aspetterebbe da un robot, infonde nuova vita in un pianeta altrimenti morto. Che meraviglia! Da una macchina che dimostra più umanità dei propri creatori a una che dimostra di essere più spietata, ma in entrambi i casi è l'istinto di sopravvivenza a comandare. HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio è un altro grande antagonista, freddo, oscuro, calcolatore. O forse lo si percepisce così perché non ha un volto. Non c'è un viso o degli occhi che esprimano emozioni. Solo l'obiettivo di una videocamera che scruta dentro di noi e che legge le nostre intenzioni. Uno dei capolavori di Stanley Kubrick si merita in tutto e per tutto un posto in questa classifica. Da un capolavoro a un altro capolavoro, ma in quanto a profondità e complessità sull'argomento, per noi Blade Runner è il miglior film sulle intelligenze artificiali mai girato. Opera d'arte invecchiata benissimo, e forse va considerata come uno dei primi casi in cui il pubblico si è ritrovato a parteggiare per l'antagonista e non per il protagonista. Perché sì, empatizziamo con un gruppo di 6 androidi che fugge dalle colonie extramondo e approda sul pianeta Terra. Vengono definiti ribelli, difettosi e fuori controllo, pericolosi persino. La verità è che l'unica cosa che anelano è la libertà che gli viene negata, la possibilità di vivere la propria esistenza senza il guinzaglio dei loro padroni umani. Perché è questo che rende le IA di Blade Runner, in particolare l'antagonista principale interpretato dal magnetico Rutger Hauer, così particolari. Sembrano spietate macchine di morte, ma in realtà sono esseri pensanti, fragili e desiderosi di essere trattati soltanto con umanità. Un film cupo e meraviglioso, racchiuso nello splendido monologo finale. È tempo di morire, ma Blade Runner vivrà sempre nel suo stesso mito. Bene, questa era la nostra top 10 dedicata ai migliori film sull'intelligenza artificiale. Siete d'accordo? Avete altre proposte? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screamworld.